basso, scusate, da Davide di Audio Costruzioni. Voglio presentarvi una macchina nuovissima, appena uscita, siamo a inizio 2015, parliamo di Audio Analog, fortissimo, e chiamiamolo Fortissimo 2, ma non l'hanno chiamato così, è la nuova linea Armonia, e hanno fatto il nuovo Fortissimo. Macchina veramente, veramente molto, molto interessante. Fa tutto, fa veramente, ma tante, tante cose. Le fa bene. Hanno raggruppato due, tre, diciamo, tecnologie, prodotti, e sono riusciti a costruire una macchina veramente molto interessante. Intanto partiamo da quello che vediamo esteticamente. Rispetto al vecchio Fortissimo abbiamo un pannello anteriore molto più spesso, quindi ci dà un'idea più, diciamo, di massiccio, ecco. Ma la macchina effettivamente è anche molto più massiccia, in quanto all'interno, oltre ai vari miglioramenti della circuitazione, che non vi posso spiegare anche perché non sono capace, però quello che posso sicuramente vedere è il toroidale, che è aumentato a dismisura. È un toroidale che, guardate, è grosso così. Hanno preso un po' le caratteristiche che aveva il Verdi 100, che era una macchina superiore al Fortissimo, e le hanno riportate qui. Infatti, come dicevo, molto più pesante, e anche il suono ne ha guadagnato tantissimo in corposità, in diciamo anche definizione, ma soprattutto grado di pilotaggio e ricostruzione, direi ancora maggiore rispetto al vecchio Fortissimo, che era sempre una gran bella macchina. Oltre a quello troviamo tutti i LED piccolini, blu, molto molto carini, anche quando alziamo il volume. Qua troviamo una scala che si vanno a illuminare, tutti i LED, molto molto carini, e troviamo una infinità di entrate. Qui ne abbiamo veramente per tutti i gusti e tutte le tasche. Dunque, abbiamo entrata fono che riusciamo a configurare sia per MC che MM, entrata linea, e ne abbiamo ben 1, 2, 3, 4, ok. Poi abbiamo un'uscita pre, comunque dopo giro la macchina e ve le faccio vedere anche bene, e abbiamo 1, 2, ben 4, 3 entrate digitali, una USB, una coassiale e una ottica. Abbiamo un'entrata bilanciata e addirittura qui davanti troviamo il nostro ingresso per l'MP3. Quindi direi che veramente è completissimo. Ah, scusate, devo guardare perché ha talmente tanta roba che non finisce più. Anche l'uscita per la cuffia. Ecco, io una macchina così completa raramente la trovo, e soprattutto con queste caratteristiche anche sonore, perché Audio Analog ha sempre fatto suonare molto molto bene i propri apparecchi. Rimane in una fascia, diciamo, di stile inglese, per così dire, quindi delicato, morbido, non affaticante, però con quelle diciamo quid in più che solo, diciamo, gli artigiani italiani possono dare, quindi un medio alto, anche un filino più chiaretto rispetto alle macchine inglesi, un basso leggermente più rotondino, insomma veramente una bella macchina. Andiamo a vedere il prezzo. Ad oggi nel 2015 è di 1799 euro, poi c'è un po' di scontisti che dopo ve la giocherete con i vostri venditori, spero che veniate anche da me a comprarlo. Il telecomando è sempre il solito di Audio Analog, che va a comandare, diciamo, tutte le sue elettroniche, anche il lettore CD Fortissimo, che presto vi farò anche il video di quello. È molto molto accattivante, ha un pannello in alluminio molto bello, e quando
lo tocchiamo, si illumina di blu. Vedete, è molto molto completo. Il suono ve l'ho detto, il toroidale è gigantesco, scusate se mi ripeto, ma veramente hanno fatto un gran lavoro. E il grado di pilotaggio è aumentato molto rispetto a quello vecchio. Sono 100 watt, che possono anche dire poco i 100 watt, ma la corrente è di tutto rispetto. Ora ve lo giro e vi vado a far vedere cosa troviamo dietro. Il convertitore, sono dovuto stampare la cosa perché fa veramente tante cose, è un bel convertitorino. Allora, ecco qua, così potete vedere bene. Allora, partiamo stavolta alla rovescio, ecco, partiamo dall'entrata USB e coassiale ottica. Qua il nostro manuale dice che nell'ottico e coassiale arriviamo fino a 24 bit e 176 kHz, mentre per l'USB andiamo a 48 kHz e 16 bit. Poi, come vi dicevo, troviamo questa che è l'uscita pre oppure reach out, e poi tutte le nostre entrate linea, l'entrata fono col suo nottolino, l'entrata XLR e i bei connettori per i diffusori. Qui ci possiamo mettere quello che vogliamo, se tiriamo via i tappini possiamo mettere le banane, se invece abbiamo le forcelle o il cavo spelato abbiamo il foro e non abbiamo nessun problema. Ecco, devo guardare perché mi pare che possa anche essere usato come solo come finale, però quello ve lo andrò a scrivere sul sito perché non ne sono sicuro. Esistono due colori, sia nero che silver, e tutti e due sono molto molto belli. Adesso io vi voglio far vedere una cosa. Ecco qua, forse riuscite a capire guardando qua dentro la dimensione del toroidale, perché è veramente grosso. Ultima cosa, scusate perché mi vengono in mente man mano, i cavi sono dell'AirTech, che è un'ottima marca sponsorizzata da Audio Analog di cavi, che fa solo cavi di altissimo livello. Spero di essere stato chiaro, un saluto da Davide di Audio Costruzioni.